Era una tragedia anche ieri sera sentire le urla della gente che urlava appunto perché dovevano andarla a salvare, quindi non era un'atmosfera veramente terrificante. Sono stati svegli tutta la notte i residenti delle vie situate di fronte all'ospedale di Senigallia, dopo ore da incubo. Questa mattina erano tutti in casa o lungo le strade per cercare con ogni attrezzo a disposizione di togliere acqua e fango dalle abitazioni. Molte strade erano ancora allagate, qualche veicolo è stato lasciato lì dove lo aveva trascinato la forza dell'acqua. Siamo in Via Adige, una delle più colpite. Guardate dove è arrivata l'acqua la notte scorsa. Si vede perfettamente il segno anche su questa automobile. Intanto i vigili urbani e gli agenti della polizia stradale dirigevano il traffico dopo aver bloccato la circolazione in diverse vie. Non è stato semplice raggiungere Senigallia, tantomeno il centro storico. Anche sotto i portici c'era ancora una distesa di fango. Signora, chiedo scusa, voi avete un garage qua sotto? Allagato tutto, completamente ostruiti. Per la conta dei danni è ancora presto, ma c'è chi, abitando al piano terra, sa già di aver perso tutto e dovrà gettare ogni singolo mobile, così come i ricordi di una vita. Ha la casa completamente sottosopra? Sì, non c'è niente da salvare, penso. Ecco, ci raccontava che addirittura le sedie della cucina si sono spostate, sono state trascinate fino alla sala. Sì, sono spostate sul soggiorno, stavano tutte in cucina. La cucina, come vedete, è completamente spostata, divelta. Stessa cosa per il televisore e tutti i mobili che c'erano. La camera, lo stesso. L'acqua, ecco, il livello dell'acqua è questo qui, quindi è 1,20 m. Lei questa notte era in casa oppure no? No, io per fortuna dormivo fuori, avevo un appuntamento fuori regione e non mi sono reso conto che c'era questo rischio. Solo stamattina ho preso questa cosa. Prima era in disordine questa cameretta, anche prima, ma non a questi livelli. Invece questa porta? E la porta l'ha sollevata. Sollevata dalla forza dell'acqua? Sì, sì. E questa era una camera. In che condizioni è l'appartamento? Il nostro appartamento adesso tutti rotta. Il letto, l'armadio, il cellulare, l'elettricista, il frigo, le lavatrici, tutti. Vieni avanti. Andiamo a vedere. Guarda tutti, nostra roba tutti. Guarda. Noi tirare tutta l'acqua. Guarda lavatrici. La porta, lavatrici. Tutti. Frigo, armadio. Cercate di salvare il salvabile se ancora c'è rimasto qualcosa. Questo è il nostro mio. Tutti rotti. Materasi, tutti rotti. Tutti la vestiti rotta. Adesso. Eravate qua la notte scorsa? Eravate qui? Sì. Non siete riusciti a salvare un po' di cose, a portarle ai piani alti? Non ci sono arrivati niente, non ci sono dieci qualcosa. Ah, non siete proprio stati avvisati, vi siete trovati direttamente l'acqua in casa? Ieri sera ho trovato l'acqua fino là qua. E guarda, fino là qua. Quando apri, ha trovato? Ah, quando lei ha aperto la porta già era così? Sì, fino da qua, tutti là. Ancora. Come siamo? Acqua tutti di qua. Si vede proprio la riga, il segno del fango che ha lasciato sulle pareti. 4 ore per tirare l'acqua. Non ci sono arrivati niente. Che scena ha visto questa notte? Che cosa è successo qua? E a luna abbiamo iniziato a vedere dei lampeggianti, quindi ci siamo affacciati alla finestra e era pieno di vigili del fuoco, vabbè, ovviamente l'ambulanza è qui vicino perché abbiamo l'ospedale a un passo, e hanno cominciato coi gommoni a salvare persone, c'era grida di aiuto continue e
E niente, è stata una notte pesante, diciamo. Avete avuto danni? L'abitazione è stata allagata e niente, anche qui sotto il basamento, il garage, quello che c'è. Adesso dobbiamo pulire perché è un casino, veramente problematica la situazione, non è che sia così facile. È stata improvvisa la cosa, molto improvvisa, questa notte non... Ma quanto è durata? Ma è durata, diciamo, da mezzanotte fino... L'acqua saliva sempre fino dove c'è quella macchina bianca, quindi tutte le macchine erano coperte d'acqua. E poi è andata via, è scesa verso... scesa, ha cominciato a defluire verso le 3:30, 4. Però non è stata una cosa veramente che non si aspettava. Dobbiamo adesso sperare che non venga ancora la pioggia. Cioè, sembra assurdo dirlo in questo momento, però speriamo che non venga ancora pioggia. Le auto sono le vostre oppure sono entrate con la furia dell'acqua? Sono entrate con la furia dell'acqua, non sono le nostre. Non lo so francamente come, ma credo che l'acqua sia venuta dal parcheggio dell'ospedale e abbia trascinato le macchine. Qui è in discesa e quindi le macchine sono state. Poi se l'acqua si è ritirata, l'auto è rimasta lì. Le abitazioni invece in che condizioni sono? Guardi qua, un metro d'acqua c'era, adesso piano piano si sta ritirando, però rimane la puntiglia di acqua e fango che è la più... Tante persone al lavoro, vediamo questa mattina, sono venuti ad aiutarvi. Amici, parenti. Sì. Il problema sarà dopo, perché poi quando si secca il fango bisogna tirarlo via col martello pneumatico. Una situazione sicuramente difficile, anche lei, stivali, al lavoro da questa mattina presto? Sì, veramente da ieri sera, perché non ho dormito, perché man mano cresceva l'acqua cercavo di fare qualcosa, però poi dopo ho lasciato così e stamattina ho aspettato che defluisse l'acqua. E, tra l'altro è entrata nell'appartamento qui. La linea di diciamo, dove è arrivata l'acqua è quella, dopo è entrata nell'atrio, in più c'è un appartamento qui sotto e tutti i gas. Qua la sanitaria ha rovinato tutto? Ha rovinato tutto, è entrato 1,5 metri d'acqua, quindi la linea 1 metro ha rovinato tutto, ha rovesciato anche il bancone, è tutto rovinato. Immagino sia tutto da buttare tra acqua e fango. Abbiamo un magazzino lì sotto, tutto. Tutto. Avete rinforzi questa mattina? Sì, siamo noi dipendenti e titolari che stiamo pulendo. Va in supporto di qualcuno? Sì, di un'amica, abita proprio qui a fianco. Insieme a suo marito? Sì, certo. Tutto il gruppo degli amici corriamo da lei. Quindi vi rimboccate le maniche e oggi si aiutano gli amici? C'è bisogno di rimboccarlo, va. Stivali, pala e si parte. Abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci siamo mobilitati tutti. Anche lei è venuta ad aiutare? Sì, sono venuta ad aiutare perché hanno bisogno. Purtroppo hanno fatto un disastro, cioè tutto da buttare. Tutto da buttare. È proprio... non ci si può credere. Chi non lo vive non ci crede.